Quando ho visto il trailer di In vacanza su Marte, mi è venuta la pelle d'oca. Ma quando l'ho visto è stato anche peggio. Non mi aspettavo sicuramente un capolavoro tipo Interstellar o un grande Colossal. Però veramente non ne hanno indovinata una. In realtà hanno indovinato una sola cosa. Per scoprire cosa, dovete arrivare alla fine del video. Noi ci vediamo dopo la sigla. Benvenuti in questo nuovo video di Fisica in Pillole. Poiché questo video è il mio regalo di Natale per voi, uscirà sicuramente a Natale. Quindi, buon Natale a tutti, prima di tutto. E ci concentriamo su un film che non è per niente bello come il Natale. Per niente. La prima domanda da farci è: che ci fa un buco nero in un cinepanettone? Cerchiamo di riassumere brevemente la trama del film. Gli esseri umani hanno colonizzato Marte e Christian De Sica deve andare su Marte per potersi sposare perché sulla Terra non ha mai divorziato. Con lui va anche suo figlio, che sarà il protagonista del buco nero. Ah, ci arriviamo tra un secondo. A quanto pare su Marte è possibile fare gite nello spazio vuoto e a un certo punto il figlio di Christian De Sica va a fare questa gita. A un certo punto compare un buco nero che risucchia solo il figlio. Un horror piuttosto che un cinepanettone. No, 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 no. Adesso arriviamo alla parte divertente. Dopo qualche ora il ragazzo. Ragazzo, vabbè. Non è proprio ragazzo, ma ci arriviamo tra un secondo. Viene recuperato incolume. Ha un solo piccolo problema. È diventato Massimo Boldi. Perché è diventato Massimo Boldi? Perché è invecchiato di 50 anni. Prima di passare a quali sono gli errori, cerchiamo di capire cos'è un buco nero. Un buco nero è una cosiddetta singolarità dell'universo. Che cosa significa questo? I buchi neri sono dei corpi che hanno una massa molto molto elevata, concentrata in un punto molto piccolo dell'universo e questo rende la curvatura dell'universo infinita. Che cos'è la curvatura dell'universo? Dobbiamo immaginare lo spazio-tempo come un tappeto elastico in cui se ci mettiamo dei pesi, questo spazio si curva. Maggiore sarà la massa e maggiore sarà la curvatura. I buchi neri hanno la capacità di curvare all'infinito lo spazio perché hanno una massa molto molto elevata e concentrata in uno spazio molto molto ristretto, da rendere quasi la densità infinita ed è per questo che è chiamata singolarità. Questa curvatura infinita dello spazio comporta che niente può sfuggire al buco nero. Se noi volessimo lasciare la Terra, per esempio, noi sappiamo che dobbiamo raggiungere una velocità minima per poter sfuggire al campo gravitazionale terrestre. Questa velocità è chiamata velocità di fuga. Maggiore sarà la massa e maggiore sarà la velocità di fuga. I buchi neri hanno la particolarità che la velocità di fuga è maggiore della velocità della luce, che è la massima raggiungibile. Per cui tutto quello che entra nel campo gravitazionale del buco nero viene attratto al suo interno e viene mangiato. Quindi è sensato che il ragazzo venga risucchiato nel buco nero. Adesso arriviamo agli errori. Il primo errore è che se ci fosse un buco nero nel nostro sistema solare, dovremmo essere un pelino preoccupati, ma giusto un pelino. Io ricordo ancora i titoli sensazionalistici che mettevano in guardia dal nuovo acceleratore che c'era al CERN, l'LHC, che è entrato in funzione nel 2012 e che preoccupava perché si pensava che potesse creare al suo interno dei buchi neri che avrebbero risucchiato la Terra. Come già detto nel video dell'LHC, in realtà i buchi neri che si potrebbero andare a creare all'interno del CERN sono molto 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 poco massivi e per cui la loro energia non è sufficiente a risucchiare la Terra. E ora però c'è nel film un buco nero che riesce a risucchiare un essere umano, tra l'altro solo un essere umano. Se ci fosse un buco nero nel nostro sistema solare così grande, dovrebbe risucchiare il ragazzo, l'astronave su cui stava, la base, Marte, la Terra, eccetera. Però questo buco nero, a quanto pare, mangia solo esseri umani. Normale. Si può rimanere incolumi entrando in un buco nero? No, questo è il secondo errore. Perché non si può rimanere incolumi entrando in un buco nero? Abbiamo detto che l'attrazione gravitazionale è tantissima, ma l'attrazione gravitazionale dipende dalla distanza
dal centro del buco nero. Quindi se noi entriamo in un buco nero, i nostri piedi saranno attratti molto di più della nostra testa. In realtà succede anche sulla Terra, ma noi non lo riusciamo a percepire perché l'attrazione gravitazionale non è tantissima, non è forte come quella di un buco nero. Quindi quando si entra in un buco nero i piedi saranno attratti di più della testa e questo fa sì che ci allunghiamo sempre di più. Quindi noi ci assottiglieremo sempre di più, fino a diventare una lunga catena di particelle. Questo fenomeno è chiamato spaghettificazione. Si può entrare in un buco nero probabilmente, ma non si può uscire interi, sicuramente. Questo è poco ma sicuro. Si può uscire da un buco nero? Attualmente non esistono evidenze scientifiche che ci permettano di pensare questo. Quindi non si può uscire. Ma se riuscissimo in qualche modo a trovare un'uscita e riuscissimo anche a evitare la spaghettificazione in qualche modo molto strano, potremmo uscire invecchiati? Come è successo a Boldi? No, questo è il terzo grosso errore. Grandi masse, abbiamo detto che curvano lo spazio-tempo. Se lo spazio-tempo viene curvato, il tempo scorre più lentamente, come succede sulla Terra. Infatti i GPS hanno una correzione dovuta a questo effetto, perché i GPS sono più lontani dalla Terra perché si trovano in orbita terrestre e quindi il tempo sui GPS scorre più velocemente, mentre sulla Terra scorre più lentamente, per cui bisogna tenere conto di questa correzione, cosiddetta relativistica, perché è un effetto della relatività di Einstein, per poter fare le misurazioni precisamente. Quindi, poiché Marte è molto meno massivo di un buco nero, se il ragazzo fosse riuscito a uscire incolume dal buco nero per chissà quale legge fisica, doveva trovare un mondo invecchiato e lui doveva, non dico rimanere giovane, ma doveva scorrere più lentamente il tempo, perché abbiamo detto che un buco nero rallenta il tempo, non lo velocizza. Un'altra cosa strana è che lui esce e per 50 anni dovrebbe aver vissuto quegli anni. In realtà sembra semplicemente che invecchiano le cellule del corpo piuttosto che far trascorrere il tempo intorno al personaggio. Perché in realtà non si può tornare indietro con il proprio corpo. Si può tornare magari indietro nel tempo, si può andare avanti nel tempo, ma sempre considerando il fatto che il tempo si può velocizzare o rallentare in presenza o no di masse. Attualmente in realtà non sappiamo nemmeno se è possibile il viaggio a ritroso nel tempo, ma anche se fosse possibile, noi non potremmo far tornare indietro i nostri processi cellulari e farci ringiovanire. Se io tornassi per esempio a 10 anni fa, con la macchina del tempo fisica, non tornerei all'età che avevo 10 anni fa, ma tornerei con questo corpo qui, perché i miei processi cellulari non possono tornare indietro e farmi ringiovanire. Quindi anche se si potesse fare quello che è fatto nel film, cioè il viaggio nel tempo, è comunque sbagliato. Ho detto che non ne hanno indovinato una, quindi vediamo gli errori. Gran parte del sistema solare sarebbe dovuto andare distrutto, lui non poteva uscire vivo, hanno invertito persino la linea temporale e hanno creato dei viaggi nel tempo che non possono esistere. Ma vi ho detto anche che hanno fatto una cosa giusta. E non è il cielo stellato, no, non è quello. Qual è la cosa giusta? È che a un certo punto, dopo aver saputo della notizia del figlio che era stato risucchiato, De Sica afferma: è stato risucchiato come uno spaghetto. Quello che mi sono chiesta è, perché non hanno indovinata una? Come direbbe Sheldon, è semplicemente una felice coincidenza o è stata voluta quella frase? Questo non lo so. Io vado più per la felice coincidenza, perché non ne hanno indovinata uno. Bene, questo era tutto per oggi. Io vi auguro ancora un buon Natale e noi ci vediamo al prossimo video.